Siamo qui a Vietri sul Mare ad incontrare finalmente gli amici che in questi mesi lunghissimi ci hanno accompagnato nella formazione del Movimento Impresa Ospitalità, l'associazione che sta mettendo in piedi un sistema di ristoratori, pizzaioli, alberghiatori e operatori del mondo dell'Horeca, e in questo momento stiamo appunto facendo un giro per il territorio nazionale per conoscerci e per stringerci la mano dopo mesi di lavoro utilizzando piattaforme web, WhatsApp e tutto quello che naturalmente la tecnologia ci ha messo a disposizione. Oggi per la prima volta in vita mia sono venuto a Vietri e ho scoperto una perla incastonata nel Mar Tirreno, bellissima, a metà tra la costa del Cilento e la costiera amalfitana, un posto meraviglioso. E qui ho trovato persone che mi hanno accolto e mi hanno fatto sentire subito a casa mia con un'ospitalità spettacolare. È proprio questo il tema dell'ospitalità che noi stiamo difendendo attraverso il lavoro della nostra associazione, per difendere e tutelare tutto quello che è il patrimonio eccellenza dell'enogastronomia italiana e che in tutto il mondo ci invidiano. Spesso vogliamo dire noi siamo italiani e a loro piacerebbe. E proprio quello che succede su queste tavole di questi ristoranti a 50 metri dalla costa che noi vogliamo proteggere attraverso la nostra azione. Persone come Cosmo, come Raffaele e come tanti altri che stanno qui con noi e che stanno per arrivare hanno il sogno di tutelare tutto ciò e speriamo che attraverso l'associazione Mio Italia riusciremo a farlo con la voglia appunto di tutelare quello che in tutto il mondo ci invidia. Sicuramente ce la faremo perché abbiamo alla base di tutto una grande passione per il buon bere, il buon mangiare, per tutto quello che è racchiuso nel concetto della parola convivialità, che è alla base del nostro lavoro e è alla base della passione con la quale noi facciamo il nostro lavoro. Grazie Vietri per come mi avete accolto, la campagna è meravigliosa, Vietri, Benevento, Salerno. Oggi Vietri, stasera andrò a Frosinone a salutare Gianfranco e tutti gli amici della sociaria. Sta nascendo qualcosa di importante, qualcosa che è nato due mesi fa e oggi si sta concretizzando. Quindi grazie a tutti voi che ci avete sostenuto in questi lunghi mesi, ma soprattutto grazie a voi che da adesso, con la costituzione e ufficializzazione dell'associazione, ci darete man forte per conseguire il nostro obiettivo. Grazie.